tells me this is going to involve a lot of killing. Porca troia. Quindi raggiungiamo Pascal. Good. Oh, Toby. Hello. Are you ready to go? Dove? Ci spiega che ci dobbiamo incontrare con altre biomacchine che si intendono allearsi con il villaggio di Pascal. Ci informa anche che le biomacchine staccate dal network di contorno ormai sono imprevedibili, in quanto non comunicano più nel network, quindi condividendosi i dati, ma attraverso le parole e il linguaggio che possono tranquillamente nascondere le loro reali intenzioni. It certainly does. Ah, è finita la cutscene. Cazzo. Non me ne ero reso conto. Raggiungiamo queste biomacchine e... Oh cazzo. You enter the domain of God. Ci troviamo davanti a queste biomacchine religione. Quindi le biomacchine hanno scoperto la religione e adesso credono nell'esistenza di un dio o di più dei. E ci vogliono portare al cospetto della sua eminenza, con il quale Pascal deve trattare per la pace. Down this corridor, if you would. Lo seguiamo attraverso un lungo corridoio, che tra l'altro cammina molto lento. Prendiamo un ascensore eterno. Ma che me devo fissare? Ah, cazzo siete? Ma non posso correre verso il hello. My name is Pascal. I'm here to discuss the peace treaty. His wondrous grace has become a god. His grace is a god. His wondrous grace has become a god. Become a god. His wondrous grace has become a god. Become a god. We as well shall become as gods. Become as gods. We as well shall become as gods. Become as gods. All of you shall become as gods. Become as gods. All of you shall become as gods. Become as gods. All of you shall become as gods. We'll all die together and become as gods. Mi trovo circondato da un puttanaio di nemici, una porta chiusa, siamo tutti dentro la stanza. Ed è così che è nata dentro in me una furia omicida, non intenzionale verso una religione. Che scopo, sto facendo una mica? Io lo faccio uccidere, sì. Però mi hanno attaccato loro. Aperta, aperta, me ne frega un cazzo se si è aperta. Voglio ucciderli tutti! A few moments later. Aia, rompi i coglioni! Six and a half hours later. Oh, che figo vedere una stanza completamente vuota. Bene, prendiamo quella porta che ci si era aperta tanto tempo prima. Oh, porca puttana. Cosa? It's me, 9S! 9S? I hacked into this machine from the bunker. I'm controlling it. I'm gonna break into these factory systems and get you out of here. Don't do anything too reckless, 2B. We'll meet up later on. Appreciated. Oh, che figo. Oddio, sono state... No. Forse grazie. No. Please. Don't kill me. No. Please. Don't kill me. Ok, se lo chiedo con così tanta insistenza non vi uccido. Ok, lo sai. Ok. Ok, non uccido nessuno. Forse. Ma non uccido nessuno. Ok, succede. Scusa, non pensavo di portarti a uccidere pure te, ma vedi cosa inutile, vaffanculo. Quindi ci facciamo strada nella fabbrica abbandonata per raggiungere l'uscita, facendo secchi più o meno tutti quelli che facevano parte di questo culto, compresi anche i kamikaze. Ok, facciamo così. Ma cazzo! Sono dei kamikaze! Oh mio Dio! Stessi membri di questa comunità che si uccidono tra di loro. Orca puttana. No, aspetta, ho sbagliato obiettivo. No, sto facendo solo. Nel dubbio tutti nessuno. Genocidio di Masto Time.
un fottuto mega robo ragno che ci impedisce la strada, ma grazie a Nomesse gli facciamo il culo. Il 99 dove è finito? 2B, I just shut down the electrical grid. Enemy shield deactivated. Madonna. E questo ha fatto male. Biomacchine masochiste o sadiche, dipende da quale punto di vista si vede che stia parlando. E gente che si butta dentro la lava. Ma che cosa cazzo? Usciti dalla fabbrica ci aspetta una clip in cui Eva sembra rendersi conto che gli abbiamo ucciso il fratello. Ah, perché ovvio zio. Why? Why did you have to die? Oh già è vero, so. It's not fair! My only brother! Damn them! I'll kill them! I swear I'll kill them all! Dopo il nostro magico viaggio all'interno della fabbrica abbandonata, decidiamo quindi di dirigerci verso l'accampamento della resistenza. Durante il nostro cammino incontriamo alcuni eventi strani. Notiamo che le biomacchine cominciano a comportarsi in modo anomalo. Buono. Guarda, accampamento della resistenza. Orca, cosa ho visto? No. What the actual fuck? Avvicinandomi man mano all'accampamento della resistenza, noto che ci sono più nemici del solito attorno. Non più 4-5 biomacchine, ma molte di più. Sorpresa sorpresa. L'accampamento è in fiamme. No, aspetta. Con quale cazzo di bocca, scusa? Quindi, liberiamo l'accampamento da queste biomacchine zombie armate. Non ho ben capito. 2B! You okay? They came out of nowhere. Overran the entire camp. We tried to fight back, but our shots have no effect. Alert. Energy shields detected on multiple enemy fighters. Cosa devo fare? Cioè, cancillo, non posso fare nulla. You get the other androids out of here. Good luck. Ok, bene. E quando meno te l'aspetti, torna lui. Oh cazzo, Gianni Morandi. Non l'ho visto. Vabbè, due Gianni Morandi. 2B, you... You saved our lives. Sei What's cazzo. Going on here? I have no idea. They came out of nowhere and just... Perché la gente parla troppo presto? That was outside the camp! E veniva da fuori. Non mi dire, io qua non ho visto esplodere nulla, porca puttana. Ed è così che torna il robo ragno che avevamo riuscito a sconfiggere nella fabbrica. Solo grazie all'aiuto di Noveste che aveva hackerato tutti i sistemi di sicurezza della fabbrica. Come faremo adesso a sconfiggerlo? Esagerato. Lo stronzo tra l'altro richiama a sé tutte le biomacchine impazzite. Può curarsi se noi non lo colpiamo per un po' di tempo. Ah ok, questo è una sorpresa in faccia all'altro, Canella. Alert. Local machine life forms are converging on the area. Ah. This is never going to end.
In poco tempo ci ritroviamo circondati da un puntalaio di nemici che continuano ad arrivare all'infinito. Più ne uccidi, più ne arrivano. C'è un boss che se non lo colpisci si riprende vita. E io mi ricoglionisco in totale. Si sta dando vita! Figlio di puttana! No, ma tutto lo sforzo che ho fatto! E io muoio. Per colpa del terreno, porca puttana, perché non puoi mettermi un boss in mezzo a un puttanale di nemici che manda delle onde elettromagnetiche, le quali si compenetrano col terreno e anche se tu sei sopra di esse ti fanno lo stesso danno, perché in realtà sei ancora a contatto col terreno. Praticamente queste onde finivano sotto al terreno e ti colpivano senza che tu le vedessi. No, ma dai, non l'avevo neanche visto. Fermo tutto. Su. No. Quindi, preso dal panico, corro, vado a riprendere il mio cadavere e con tanta frustrazione rifaccio tutto di nuovo, andando in panico, rincoglionendomi totalmente, e mi dimentico di una cosa. In pratica vedevo che lo stronzo stava fermo, stava lì fermo, aspettava che si facesse colpire. Io gli sparavo, non prendeva danni, non succedeva nulla. Ero riuscito addirittura a trovare delle zone in cui non riuscivo a raggiungermi, quindi tranquillamente ammirandolo continuandogli a sparare. Così per circa 2 ore cercando invano una soluzione. Ecco cosa mi ero dimenticato, che esistesse una X e una Y. Esatto, perché in modalità palla questo stronzo non riceveva danni da proiettili, ma solo danni fisici. E io me ne ero totalmente dimenticato. Oh. Ok, ottimo. To me! E fagli al culo, cazzo. You okay? Good thing I landed that direct hit. Chi risolve di nuovo la situazione se non 9 est, in cui la est abbiamo capito che ormai sta per salvaculo. No. Uh-oh. Oh sì, oh no. You'll die. All of you are going to die. Dio, che succede? Stanno elettrofusione. Un testicolo! Okay. Ci affrettiamo a fare secco il testicolo, che nel mentre si rivela anche essere un truzzo discotecaro. Good. Ok, io penso di andare a salvare tranquillo. Ovviamente il tuo testicolo si è evoluto in verme magnetico. Devo salvare, che cosa facciamo? Toby? Toby, can you hear me? Our village is under... Pascal? Come in, Pascal! Andiamo quindi a salvare il villaggio di Pascal affrontando il verme magnetico. Ovviamente anche lui è un tizio discotecato. Salviamo il villaggio di Pascal e scopriamo dove si trova quel nostro stronzo di Eva. Brother! What is this? Looks like he's bombarding the area with forced connections. I think all these transmissions are making the machines go haywire. We have to find Eve and destroy him. On it. A me va bene. Now what? Oh, okay. Sexy pose, bitch. Ah. And here you are. I know you two feel the same. That this world is utterly meaningless. As far as I'm concerned, my brother was everything. And now, everything must die!
Scappa. Inizia un combattimento arduo in cui dobbiamo proteggere noi stessi, togliere vita ad Eva e allo stesso tempo proteggere Noeste che sta cercando di hackerare Eva per facilitarci il tutto. La mia spada, figlio di Troia. Beh, ti faccio il culo anche con mezza katana. Oddio, gli... un braccio. Ah, ok. Ah, non è basta mezza katana. Beh, mezzo braccio. Ti facciamo il culo per una seconda volta e inizia così il terzo stage, che è un dito in culo. Sono fatti un colpo di scena. Infatti non possiamo correre, non possiamo colpire con le spade, non possiamo schivare, possiamo solo camminare e sparare. Fine. Tra l'altro ci si è distrutto un componente, quindi vediamo tutto in maniera molto glitchato e sbagliato. E muoio quando gli manca un millimetro di vita. Norco! Beh, rifaccio tutto partendo dalla seconda stage, notando che qualcosa non va, non funziona, c'è qualcosa che manca. E infatti muoio quasi all'inizio del terzo stage. Stanco e frustrato mi rendo conto che non è impossibile, ci vuole solo molta concentrazione e probabilmente dovrei spostare tutti i miei chip inseribili nei potenziamenti che ho inserito sull'attacco con le spade e spostarlo tutto sui proiettili, visto che era impossibile poterlo colpire. Ma neanche un cazzo, non funziona un cazzo. Tutti i chip che ho messo, dove sono? Nessuno. Tutti i chip partiti a puttane. Ma dove cazzo sono tutti i chip? Scusa. Ok, qua seguono 12 minuti di puro silenzio in cui il gioco rimane fermo in pausa ad osservare i chip. E non sto scherzando. Ma di preciso, cosa è successo in quei 12 minuti e dove cazzo sono i miei chip? Inizia quindi una sorta di viaggio mistico simile a quello di Dante Alighieri, in cui passo attraverso inferno, purgatorio e paradiso come guida spirituale, però invece di Virgilio avevo Albano, essendo l'unico in grado di poter esprimere il mio stato mentale. A metà del purgatorio circa mi sorge normale la domanda a chiedere ad Albano: tu sei vivo? Perché mi stai facendo come guida spirituale? E lui in tutta risposta: raggiungiamo il paradiso dove fortunatamente un coro di angeli copre la voce di Albano. Questo raggio di illuminazione divina mi fa avere un flashback in cui vedo io che sono morto una seconda volta, dimenticando di andarmi a recuperare il mio cadavere, perdendo così tutti i chip e i potenziamenti, in quanto non li avevo recuperati. E subito dopo rinvengo. Puttana troia. Ma non mi lascio scoraggiare, penso quindi alle parole di Albano che mi aveva detto. Decido quindi di usare quei chip che mi erano rimasti, che erano sostanzialmente chip in cui mi davano vita in più e chip che mi permettevano di darmi vita automaticamente dopo 6 secondi che non subivo danno. E di quelli lì ne avevo un puttanaio, infatti l'intera build è composta di sola autocura. Mi basta stare puttano per 6 secondi. Tic tac, motherfucker! Bitch. Guarda, guarda come cazzo si ricarica la vita. Destroyed. Ranged combat no longer operable. Taglia la testa, porca puttana. Brother. I miei chip, testa di minchia. Sì, cazzo, di più. Continua. Una seconda volta. No cazzo, una seconda volta, porca puttana, per i miei chip di merda. Porca troia. It's over. Finì.
Allora, cazzo. I really screwed up. I must have been corrupted when Eve detached from the network. No. It's okay. I can always reload my backup data from the bunker. But you'll lose you, the you that exists at this very moment. Guess so, but we can't upload this corrupted data to the bunker. So... 9S. Please, 2B. I want you to do this for me. No, cazzo, che finale di merda, porca puttana. Mi fa lo strangolo. Cazzo, se vorrei essere io. Cazzo, se vorrei morire anch'io. Sì, a black screen sembra più un porno, cioè. F. Oddio, ma gli androidi possono piangere? Non parlare senza testa, ti prego. There's still some alive. Transmissions. They're resonating with each other. Inquietante. Inquietantissimo. Second, 2B. Who are? It looks like I left my personal data in the machine side of things. Next thing I knew, my sense of self was regenerated over the surrounding network. Having multiple selves fused together like this is a pretty valuable experience, so I wanted to record it. But I couldn't access any storage areas yet, so I just multiplexed it over the memories of some nearby enemies so that when I returned to my own body, I... Yes. Che cazzo stai dicendo? I'm glad you're okay. Yeah.
Ma si è tolta la benda? Quando? What is it that separates machines from androids like us? The machines have gained emotions, consciousness. The final screams they summoned on the edge of death. They still echo within me. Erezione.